finalmente è uscita la nuova stagione di Stumble Guys. E voi lo sapete meglio di me che quando arriva una nuova season significa tante nuove skin, tante nuove ruote, il nuovo Stumble Pass e un sacco di robe, ragazzi, da andare a sciopazzare come dei pazzi. E per fortuna questa volta sono arrivato prima del Gigin, perché se lasciavo che il Gigin iniziasse a shoppare col mio account, diciamo che secondo me sarebbero partiti più di 50 euro. Ma tranquilli che le shoppate in questo video non mancheranno. Ovviamente però nuova season, la mia prima nuova partita la dobbiamo andare a vincere se vogliamo iniziare a shoppazzare. Anche perché ho visto che hanno aggiunto un sacco di robe nuove. Ci sono tipo le scatole con dentro dei premi. Ragazzi, veramente cose assurde. Ma è qua, ragazzi, che arriva il vostro Matt in soccorso a voi. Visto che magari non molti potete shoppare il nuovo Stumble Pass con le nuove moto di SpongeBob, un sacco di roba nuova, io essendo creator di Stumble Guys potrò regalare ad alcuni di voi, ovviamente ragazzi non è che posso regalarle a tutte, ogni mese 3000 gemmozze. Così potete andare a shoppare lo Stumble Pass oppure le solite cose, ragazzi, le ruote eccetera. E se volete provare a vincere, mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti SpongeBob e vicino il vostro nome di Stumble Guys. Ovviamente mi sembra logico che dovete essere iscritti al canale con la campanella attiva e mettere like a questo video. E poi io lo dico così, e chi guarderà tutto il video dall'inizio alla fine avrà una piccola percentuale in più di vincere. Quindi sta a voi, signori, se volete provare a vincere le nuove emote, perché ragazzi sono uscite delle cose assurde che, ragazzi, nel video di oggi spero di andare a provare, perché oddio! Ah! Cos'è successo? Cos'è stato, ragazzi? What the fuck? Tanto io, ragazzi, sto vincendo questa mappa senza neanche aver sparato un razzo. Cioè, questo era il primo razzo che sparavo effettivamente. Comunque, se dicevo, la nuova emote di SpongeBob, ragazzi, l'ho provata quando avevo la beta in anteprima ed era veramente rottissima. Ora provo anche a provare le skin. Voglio vedere che ruote sono uscite, ragazzi. Io non ho visto veramente niente. Ho letteralmente aperto il gioco e ho avviato la rec. Io ragazzi, cosa sta succedendo? Zio Paperon, fammi andare di qua. Intanto comunque siamo ancora primi. Dai, dai, dai. Non vedo l'ora di andare a vincere la prima partita. Andiamo così. Molto bene, molto bene. Molto, molto bene. Speriamo che sia uscita anche qualche skin di Halloween, perché comunque manca meno di 4-3 giorni, ragazzi. Voi state venendo con i 3 giornozzi ad Halloween. Speriamo che sia uscita una bella, bella ruota. Intanto andiamo al centro, è finita e siamo in finale. Ed eccoci qua, Over and Under, una delle mappe dove effettivamente sono più forte. E ora devo dimostrarlo però. Iniziamo subito uno start veramente brutto. Sbagliato tasto, ma lasciamo stare. Ok, 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 ragazzi, mi sembrano abbastanza scarsini, ma a noi non ci interessa, ragazzi. A noi interessa vincere, perché senza la vittoria non andiamo a shoppare. E quindi diciamo che il video di oggi sarebbe veramente una cacca. Ma noi ce la faremo, noi ce la faremo. Di nuovo usiamo la palla per andare velocissimi. Attenzione, attenzione, signori, facciamo così, così, così e voilà. Qualificati per primi, prima partita della season e prima vittoria. Mamma mia, ragazzi, poi voglio vedere le offerte, voglio vedere un sacco di cose oggi. Oggi sono pazzo. E ragazzi, me la dovete concedere questa pazzia. Succede solamente una volta a season e sono molto casato. Ed eccola qua, ruota speciale Halloween con skin vecchia, anche quindi non proprio il top, che costa 500 gemme, costa veramente tanto, ragazzi. Poi abbiamo la ruota spaventosa, questa già ce l'abbiamo, abbiamo tutto. E la ruota con i gettoni dei puffi. Madonna, ragazzi, noi ne abbiamo tantissimi, perché avevamo shoppato lo ultra sca. Ah! Cos'è sta roba? Oh mio Dio, ragazzi, finalmente hanno dato un'utilità agli Stumble Coin. Ti puoi andare a comprare questa scatola? Poi c'è qualcosa. No, vabbè. No, vabbè, ragazzi, no, 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 iniziamo subito. Apriamo questa scatola e troviamo. Oddio, oddio, oddio. Tocca per conti, ma è una cassa. Ok, ah, i frammenti. Figata, raga. Ok, ti sembra Clash Royale, ragazzi. Voi conoscete Clash Royale, è uguale. Ok, che figata pazzesca. No, ragazzi, questa è tanta roba. E le possiamo prendere all'infinito. Oh mio Dio, finalmente, ragazzi. Oh, un like, ragazzi. Intanto apriamo questa, sono curioso. Finalmente hanno dato un'utilità a questi stupidi Stumble Coin. Oh mamma mia, che bello. Guarda, me ne apro un altro per festeggiare questa cosa, ragazzi. Tanto gente che mi invita. Non mi invitate, zio Pera. Andiamo a prendere un altro. Attenzione, attenzione. Ok, ma che figo, bello. Questo veramente molto bello. Ma ora basta, ragazzi, tergiversare. Stiamo veramente perdendo troppo tempo. Io direi che questa offertozza da 15 euro è quello che serve a noi. Ed eccoci qua, i primi 15 eurozzi sono andati al vento con 4650 gemme.
Molto bene. Ma io prima direi di andare a spinnare 10 volte la spin ruota spaventosa degli Smurf, quindi dei puffi, ragazzi. Guarda che belli. Chi è qui? È bellissima, ragazzi. Sono veramente belle queste skin. Però, ragazzi, oggi voglio sbloccare un bel po' di roba. Nuova season, poi tranquilli, che dopo andremo a fare altre challenge per andare a aprire cosa, ragazzi? Lo Stumble Pass. Non ce ne dobbiamo dimenticare, che è proprio il fulcro. Oggi veramente si sciopazza peggio del Gigi quando mi ruba la carta. E se avete visto l'ultimo video, sapete di cosa sto parlando. Mi raccomando, andate a vederlo. Dai, vogliamo le skin. Intanto anche sbloccare questa leggendaria. A noi va bene, perché sono skin nuove. Non fanno male, non fanno assolutamente male. Certo che la speciale, la mitica, ci piace un po' di più. Quello non mettiamo in dubbio. Dopo andremo a sciopazzare di nuovo la ruota con le gemme. Però non potremo fare tanti spin, cavolo, perché quella ruota costa veramente tanto, ragazzi. 590 gemme a spin. Sono tante. Sono veramente tantissime. Ma dai, qualche spin ce lo facciamo. Qualche spin ce lo dobbiamo assolutamente fare. Io, ragazzi, sono troppo felice per sta roba degli Stumble Coin. Io ne avevo 10.000. Io so che Max, ragazzi, ne ha 18.000. Cioè, ragazzi, 18.000 Stumble Coins. Di cosa te ne facevi quando hai tutte le skin di quella ruota? E finalmente le hanno dato un'utilità. Ora, questa ruota qua, io direi di andare a fare... Possiamo fare 10 spin di questa ruota. Andiamo a farle! Noi siamo pazzi oggi, signori. Tanto dopo andremo a shoppare ancora. Quindi cosa ce ne frega? Cleopatra, nuova skin. Molto molto bene. Voglio solo nuove skin, anche se sarà molto difficile, ragazzi, perché qua ho skin che già ho. Ma lui mi manca. Finora sta andando bene. Mi sa che però ne ho un bel paio, che mi manca. Tipo, questa qua mi sa che ce l'ho. Doppione, cavolo. Ok, forse questa ruota, ragazzi, dovremmo spinarla un po' meno per... No vabbè, mi stava per dare la skin speciale ai primi 10 spin. No, raga, non è mai successo nella storia del mio canale, penso. Io di show passate ne ho fatte tante, Non è mai successo, succedeva oggi veramente. È la quarta volta che mi dà questa skin. Sto per incazzarmi. Signor Stumble. Vabbè, dai, almeno questa, dai, ci sta come skin. Vediamo un po' cos'altro ci esce. Attenzione. Di nuovo lei. Grazie, non mi interessa. Dai, dammi una skin decente. Dammi una... Mamma mia, ragazzi. Oggi male, Oggi ma... No ragazzi, due volte di fila, no. Non ci posso credere. Vabbè, dai, meglio di niente. È andata anche bene. Direi di andare a fare gli ultimi 10 spin di questa ruota. E dopo si ritorna in game per andare a vincere un'altra partita. E dopo andare a sciopazzare tutto lo Stumble Pass, ragazzi. Non mi interessa dalla soglia 1 alla soglia 30. Da quel che so, ci dovrebbe essere anche le scatole all'interno dello Stumble Pass. Quindi andremo, ma quante robe apriremo oggi, ragazzi. Io vi dico, io credo che questo video duri più di mezz'ora. Ma veramente, mettetevi comodi. Popcorn, Coca-Cola, quello che volete. Anche un pezzo di insalata, vedete voi. E godetevi queste show pazzate del mate. Perché io oggi vi dico, il mio obiettivo è sbloccare almeno... o tre mitiche o tre, cioè comunque tre nuove skin, ma di quelle proprio pesanti. Quindi o mitico speciale, possono essere due mitiche, una speciale, tre mitiche e basta. Voglio sbloccare almeno tre skin di quelle pesanti. Poi diciamo che già la prima skin leggendaria non mi fa assolutamente schifo. Dai che sono gasato oggi, Però adesso mi devi smettere, cioè adesso l'ho trovato, poi... ragazzi, mi dai gli Stumble Coin come duplicato. Duplicato come doppione. Scusate, ragazzi, che sono un po' fuso oggi. E non è male questa cosa, perché adesso effettivamente gli Stumble Coin servono un po' di più. Anche se ovviamente, ragazzi, io ne ho 9.000. Ora che vado a spendere 9.000 Stumble Coin, penso che divento anziano. Però non sottovalutiamo, ragazzi. Sempre meglio averne di più che averne di meno. Questi proverbi, ragazzi, me li dice il Gigi. Sono veramente molto saggi. Tanto qua facciamo le ruote fortunate. Sì, a noi non ci interessa, ragazzi. Ah, oddio, alcune le possiamo fare solo tot tempo. Vabbè, mi apro l'ultima scatola così, ragazzi. Proprio nel bing cilinghino. Ma poi queste skin sono bellissime, cavolo. Ragazzi, probabilmente ci faremo una live dove andremo a spendere tutti gli Stumble Coin, lo faremo. Prossima sfida, signori. Dovremmo riuscire ad arrivare almeno in finale senza andare ad utilizzare le nostre emote. Che voi potete dire, vabbè, è abbastanza semplice. Vero, però dipende anche dalle mappe che ti escono. Perché se magari in semifinale ci esce un block dash, potremmo avere molte difficoltà. Speriamo, ragazzi, conta tutto veramente nelle mappe. Poi non ho visto se hanno aggiunto delle mappe nuove. Mi sa di sì, qualcosa forse con gli UFO. Non ho idea, ecco, tipo questa mappa è perfetta perché le emote non servono. Bene.
Bene, 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 che un ragazzo non ha voglia di sciopazzare oggi. Dopo andiamo a sciopare lo Stumble Pass, eh. Dopo sta partita si va a sciopazzare tutto lo Stumble Pass. Sì, ragazzi, intanto sono partito male e mi sa che neanche mi... Oh, zio pera. Ragazzi, ero tutto felice, ho detto questa mappa perfetta, così non riesco neanche a qualificarmi. No, dai. Ovviamente, ragazzi, già messa in opera la nostra nuova skin del Puffo Malefico. Ma quanto è bella, ragazzi, mamma mia, quanto è bella. Andiamo così, molto bene. Driftiamo, wow, 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 wow. Arriva il grande puffo. Levatevi dagli maronis. Andiamo di qua. Levati, brutto fete. Levati. Godolo, godolo, ho fatto andare contro il muro. Ok, andiamo così. Godo. Dai, dai. Oh, arrivo primo, Oh mio Dio, ero ultimo praticamente all'inizio. Mo sono quasi primo. Attenzione a... cioè, ragazzi, trovatemi uno che guida meglio le macchine di me. E non dite il GG, perché quello lì probabilmente non riesce neanche a passare l'esame della patente. Semifinale con Bot Bash, ragazzi. Ok, c'è andata veramente a culo questa partita, perché anche questa mappa... Sì, le emote possono servire per eliminare qualcuno, ma non sono fondamentali, diciamo. E ci è andata molto bene. Ricordiamoci che dobbiamo solo qualificarci in finale. Poi, se andremo a vincere la finale, ovviamente ci sarà un bonus. Ma questo poi lo vedrete, ragazzi. Tanto solamente concentriamoci adesso a non far figuracce, perché ho detto, le mappe fortunate, sono il miglior giocatore del mondo. Poi magari perdo come un cipolla. Quindi siamo tutti attenti, siamo tutti attenti. Sono già morte 5 persone, questa cosa mi aggrada e non poco. Oh! Quello lì ha già le emote della spatola di SpongeBob. Attenzione, attenzione, ma ci qualifichiamo, signori. Let's go, cavolo. Let's go. Siamo in finale. E ora, ragazzi, si punta a vincere. E ora, si punta a vincere adesso. Mappa decente. Mappa decente. Mappa mamma mia. La mappa più brutta che ci poteva dare. Perché io faccio, ragazzi, un percorso che alla fine ti serve l'emote della palla. Non so, signori, non so se riusciremo a portarcela a casa, Non so, senza emote è veramente complicata. Però dai, no, mi sono incastrato, ho perso un po' di secondi, ma non è un problema, dai. Non è un problema, se loro non mi danno fastidio, siamo nel Bing Chilling. Attenzione, andiamo qua dal Krabby Patty, qua, non so chi è. Da Mr. Krab, dal Krabby Patty. Ok, saltiamo così, levatevi. Ok, l'ho fatto cadere senza... Mamma mia, ma faccio schifo. Ma faccio schifo. Niente, ragazzi, niente bonus per noi. Ci spetta solo una sciopazzata misera e povera. Vabbè, dai, meglio di niente, dai. Poteva andare peggio. Quindi, come prossima sciopazzata, ragazzi, noi abbiamo già speso 15 euro. Mamma mia, iniziamo ad andare un po' piano, perché sennò qua si esagera, 15 euro, io direi che magari spenderne... Non lo so, ragazzi. Sapete che non lo so? C'è questa offerta da 30 euro, ma mi sembra un po' una pazzia, sinceramente. Devo dire che ho deciso l'offerta, signori. È questa qui, con il Gargamel. Andiamo a sciopazzarla. Ed eccola qua, 1000 cosi dei puffi, la skin mitica di Gargamella e 5000 gemme che andremo ad utilizzare, ragazzi. Per lui, lo Stumble Pass! Comprato, signori! E ora si vanno a comprare tutte le soglie, dalla prima all'ultima. E come vedete, la scatola dei premi si trova pure nello Stumble Pass, ragazzi. Se mai vincerete le gemme da me, se avete culo, io vi consiglio ovviamente, non shoppate le ruote, ma shoppate lo Stumble Pass. Non shoppatelo tutto come faccio io, perché io sono uno spendaccione di gemme incredibile. Ma voi, ragazzi, finitelo giocando, facendo le missioni, perché dà veramente un sacco di roba. Non sembra, ma è così. Io, ragazzi, oggi voglio aprire tutte quelle scatole. A me non mi interessa, io voglio aprire tutte quelle scatole che sono veramente clamorose. Mamma mia, mamma mia. Ma voi, voglio vedere, ma la skin speciale alla fine è SpongeBob? Sapete che io non l'ho visto, proprio zero, ragazzi, io non l'ho visto niente. Vediamo un po', piano piano, piano piano, non andare veloce, mate piano. No, è un Burger Buster, vabbè, dai. È comunque carina ed è comunque speciale, a noi non fa schifo. Riscattiamo immediatamente l'emote. Mamma mia, andiamo, l'equipaggio dopo che è meglio. Andiamo, Burger, bellissimo, andiamo subito a equipaggiarlo. E ora, ragazzi, vi faccio un breve taglio, che vado a riscattarmi le gemme, le solite cose, ragazzi, solite cose noiose. E poi magari ci rivediamo quando ci sono le cose interessanti da aprire. Molto molto bene, abbiamo finito di riscuotere, ragazzi. Poi queste robe, i biglietti, li scatterò più avanti. Prima scatola dei premi. Vediamo cosa ci va a dare. Solo 3 premi. Attenzione. Danno pure le gemme. Ah, ok, questi, quindi questi danno, sono un po' più piccole come scatole, ma secondo me ci sono anche scatole più grandi, Ah, vedete,
Questo Stumble Pass possono dare tutte queste skin. Ah, ma possono dare tutte le skin del gioco, per dire. Ragazzi, quante skin ci sono? Ok, fino alle skin leggendarie. Beh, non sono male, perché comunque danno gemme, danno Stumble Coin. Ci potrebbe stare qua solo due. Abbiamo avuto sfiga 12 gemme e 12 Stumble Coin. Ragazzi, ma ci sta, 12 gemme non sono male. Questa è veramente piccola. Cos'è? Ma è piccolissima. 30 gemme, le prendiamo assolutamente. E qua cosa abbiamo? 20 gemme, vabbè ragazzi, si farma gemme come un cane. Questa qua che dovrebbe essere un po' più grande, si spera, 20 gemme, 25. Ma io speravo ragazzi che fossero come quelle lì delle skin. Vabbè, diciamo che è stata un po' una delusione, ma comunque per voi ragazzi può essere un po' utile. Però ragazzi c'è questa, cos'è questa? Scatola dei premi ragazzi, e c'è questa roba dorata. Andiamo subito ad aprirla, attenzione, 25 gemme. Non cambia assolutamente niente, va bene. Ora con le restanti gemme Stumble Coin, intanto mi vado ad aprire due di queste scatoline, perché io ragazzi almeno una skin la vorrei sbloccare sinceramente. Abbiamo questa skin del dinamite che è bellissima, la troviamo di nuovo. Abbiamo trovato il coniglietto e abbiamo trovato, mamma mia che belle queste skin. Ancora facciamo l'ultimo, dai, voglio rimanere sopra i 10.000 Stumble Coin. Attenzione di nuovo 5, beh penso che sia di norma 5, penso di sì ragazzi, è un po' da capire questa cosa. Ma attenzione, abbiamo quasi sbloccato la skin McKnezen. Dai, facciamo l'ultimo, lo faccio per voi signori, so che volete vedere quella skin sbloccata. Dai, mo sarebbe epico se non ce la... No, 5, come 5? 12, sbloccata la prima skin di queste scatole epiche. Molto, molto bene. Però ragazzi, con le restanti 4.000 gemme, io direi di andare a spinnare questa rotta qua. Quanto possiamo fare? 7 spin. 7 spin, via così, proprio via. Dopo andiamo a fare l'ultima partita, ragazzi. Ovviamente, se andiamo a perdere, ci toccherà una shoppatina proprio piccola. Cioè, proprio di... No ragazzi, io non arrivo a, non lo so, fra due minuti. Cioè io non, il mio cuore non ce la fa a questi infatti che mi fa venire il gioco. Stavo dicendo che ragazzi, se vado a perdere la prossima partita e non vinco, mi sa che ci toccherà una shoppata veramente molto povera. Però per fortuna abbiamo comunque i gettoni dei puffi, quindi anche se non andremo a vincere troppe gemme, potremo ancora spinnare tante belle ruote. Quindi alla fine non ci va male. Però ragazzi, ho veramente una brutta sensazione con la prossima partita, non so perché. Però nella prossima partita proveremo anche la nuova emote e vediamo se effettivamente ne vale la pena. Intanto ragazzi, questo giro è veramente malissimo, questa ruota. Per fortuna che la ruota scade fra 6 giorni, quindi ci sarà altre possibilità per andare a trovare questa skin alla Hello. Ma a noi non ci interessa. Ora 3.000 gettoni puffo per andare a trovare la Smurfix Witch o le Tricker Smurfer. Signori, tutte le mani in alto, datemi la vostra forza, perché devo almeno sbloccarne una. Questa qua ragazzi, siamo ancora troppo indietro a skin speciali. Io credo che puntare sulla skin mitica forse è la scelta migliore. E intanto sì ragazzi, abbiamo praticamente superato la metà. In questo momento abbiamo superato la metà ed è quello che ci serve, è quello che ci serve. Ovviamente continuiamo a trovare questo, ma finché ci dà gettoni Stumble a noi va benissimo così, signori. Non ci fanno schifo, non si butta via niente. Altri 5, molto bene. Con 10 spin dopo forse ce la potremo fare. Ragazzi, bisogna avere molta fortuna come adesso. Altri 10, molto molto bene. Vorrei trovarne almeno altri 10 entro fine di questi giri. Se è possibile, forse chiedo troppo. Stumble, altri 10? No, 15 di quelli, non te l'ho chiesto. Oddio. Ragazzi, mi è arrivata notifica, adesso me lo dà. Sono un mago, signori. Molto bene, 85. Ragazzi, posso quasi dire che l'abbiamo sbloccata praticamente, perché con altri 10 spin dovremmo farcela. Ultimo spin, vediamo un po'. Attenzione, daccene altri 10, anche altri 8. Niente, da 10 a 8 a niente. Direi di andare a fare l'ultimo game mozzo. Ed eccoci qua, nella partita più importante del video di oggi, perché se la andiamo a perdere ci aspetterà una shoppata veramente misa, ragazzi. Io penso sui 5 euro, ma 5 euro non shoppi niente. Cioè io veramente spero di andarla a vincere, perché è veramente la cosa che io desidero. Io voglio questa vittoria nelle mie mani. Dai, andiamo a vincere. Infatti arriviamo primi nella prima mappa. Non abbiamo avuto il modo di provare la nuova emote, ma tranquilli che adesso speriamo una semifinale un po' decente. Allora questa mappa a me, detto proprio in maniera brutta, fa cacare. Però per provare la nuova emote della spatola è molto utile. Vediamo ragazzi, sono troppo curioso. Bam! Ma non fa niente. Oh, forse non lo... Punto fendente! Vieni qua. Vieni, boom!
Madonna, ragazzi, che sberloni che tira. No, no, non fa niente. Un par di maron. Aiuto! Wow! Poi così, bam! Spatolozza e via. L'hanno un po' depotenziata, da come era nella beta. L'hanno un pochettino depotenziata, ragazzi, perché non so se l'avete visto, ma nella beta tipo tiravi a spatola e ti dava un knockback assurdo. Alla fine è come se fosse un pugno con la skin. Devo un attimo provarlo meglio ed è la mappa perfetta. Devo stare attento a quello lì al mio fianco, ragazzi. Questo marker che prima mi aveva grabbato al pugno, un bel po' di roba. Attenzione, attenzione, attenzione. Andiamo qua così. Ma devo essere proprio vicino. Ehi, Cicino, cosa vuoi fare? Vieni qua, vieni qua. Boom. Woohoo! Ok, sì, ragazzi, alla fine è come un pugno. Alla fine è letteralmente un pugno che non c'ha. Let's go. Ok, bene, 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 bene. No, ragazzi, devo eliminare quel marker brutto fetente. Vieni qua, vieni qua. Pam. Diamolo lui. Ah, no, ok. No, ragazzi, ha un qualcosa in più del pugno, se non sbaglio. Ah, diciamo, se non lo beccate proprio bene come deve essere il pugno, comunque lo... Cioè, io adesso, avete visto, ero un po' al lato, ma alla fine comunque l'ha colpito. Quindi, secondo me, ci può stare come cosa. Devo però capire se effettivamente quello che ho detto ha senso, perché magari ho detto una grande vaccata. Visto che ho di vaccate ne dico tante, sì, no, mi sembra una grande cacata. Ma attenzione, devo vincere a... E andiamo a perdere così, ragazzi. Sono triste, musica triste. La mia vita non è più la stessa. Dai, ma che palle! Eravamo tanto così da vincere la partita. Mi sono dimenticato di saltare perché sono un pirla. Ma vabbè, signore, andiamo a fare questa sciopazzata misera. Cioè, non ce la meritiamo proprio. Cioè, ragazzi, noi ci meritiamo, secondo me, questo qua, il bundle leggendario da 5 euro. È l'unica cosa che ci spetta. Ed eccolo qua, ragazzi. Guardate, almeno, guarda, almeno abbiamo sbloccato una skin nuova e 1000 gemme che non fanno schifo. Possiamo addirittura fare forse 2 spin di questa ruota. Possiamo fare 2 spin, andiamo a farli. Scusate ragazzi se mi vedete così, ma sono veramente triste per quello che è appena successo e mi verrebbe da spaccare tutto. Ma dai, adesso mi dai la speciale per premio. Sei un fetente! Per così poco, ragazzi. E nel video di oggi non riusciremo ad andarla a vincere perché era la nostra ultima shoppata con le gemme, ragazzi. Mi consolo un attimo, prendo una di queste e poi andiamo a fare gli ultimi 10 spin, ragazzi. Mamma mia, che tristezza, che amarezza. Sono veramente triste. Oh, dai, dai, dai. Aspettate, prima andiamo a sbloccare quell'altra skin leggendaria che mi manca veramente niente. Cioè, dai, il prossimo dovrei averlo sbloccato. No, no, mi continua a dare. Me l'hai dato 4 volte di fila, non mi interessa lui. Ah, grazie. È molto utile questo pacchetto, devo dire. Ragazzi, devo assolutamente dire che è stata una grande trovata questa delle scatole. Rende almeno il gioco un po' più divertente, un po' più figo. Perché gli spinnetti, sì, sono belli. Ma dopo un po' basta spinnetti. Poi ho notato un tasto, ragazzi. Qua posso fare tipo salta e mi apri tipo tutto di fila. Bello, però perdo un po' il senso. Dai, apriamo gli ultimi 2. Gli ultimi 2, ragazzi, poi andiamo a fare gli ultimi 10 spin. Attenzione, dai. Dammi, dammi la skin. Non voglio lui, non voglio lui. Cioè, ragazzi, non mi sta dando l'unica skin che voglio. Ma vi rendete conto? Ultimo baule, non so, vabbè, baule, cassa. Quanti me ne mancano? 12, dai. 8. Dai, dai. Io non ho veramente parole. No, ragazzi, è una questione di principio. Smetto così. Andiamo ad aprire questi 10 spin, sperando di andare a trovare la skin mite, ragazzi. Incrociate le dita con me. Trovare la skin leggendaria non ci interessa. Ci dovrebbero servire 3 volte una roba mitica da 10. Qua 8 volte. No, oddio, forse meno, 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 meno. 3 volte adesso, solo 3 volte. Dai, 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 dammela, dammela. Yes! Yes, yes. Vado, ragazzi, ce ne mancano 11. Pochissimo, pochissimo. Non ci credo. Sta andando tutto per il verso giusto. Non è mai successo nella storia degli spinnetti, ragazzi. Intanto non so se voi vedete laggare un attimo. Scusate, non so se stia laggando. Mi sembra che stia laggando. Non capisco il motivo, devo essere sincero. Però dai, dacci lo spin. Dacci lo spin. No, no, stiamo finendo gli spin, non l'abbiamo sbloccata. Ehi, ehi. No. No, 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 dai, dai, dai. Non ci... No, ragazzi, No, non ci posso credere. No, non mi stai trollando così, sta... No, ragazzi. Ultimo, penso sia l'ultimo. Ti prego, ti prego.
No, 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 no. Oddio, non è all'ultimo! Ragazzi, non so più cosa pensare! Dammelo! Fermati! No. No, ragazzi, no, ne mancano tre. Ne mancano tre, io non ci posso credere! Io non ci posso credere! No, ma non è possibile! Non è possibile! No, non è possibile! Quanti ne abbiamo? Ragazzi, abbiamo l'ultimo spin. Ed è qui, ragazzi, che si vede... Chi è figo? Non so, ragazzi, non so cosa sto dicendo, sto impazzendo. Abbiamo l'ultimo spin per andare a trovare questa skin, la Smurfette Switch. Ti prego, 3, 2, 1 e andiamo, ragazzi. Ti prego, daccelo. Ti prego, Stumble, fermati. Sono distrutto. Sono amareggiato. Non so più se potrò andare avanti. Che schifo. Mi apro per consolazione il baule qua. Lo salto pure. No. Dai, ragazzi, ma mi stai prendendo in giro? Ne mancano due pure per questo. Oh, mi sto arrabbiando, eh. Io non chiudo il video perché non sblocco quella skin. Io ve lo dico, salta. Oh, sbloccata. Mamma mia, che parto. Io, ragazzi, sono veramente distrutto. Oggi abbiamo trovato di mitico lui, ma l'abbiamo shoppato, quindi non l'abbiamo trovato. E di skin speciale non abbiamo trovato niente. Cioè, lui, sì, ma era del pass. È stata una sconfitta, ragazzi. Io volevo trovarne almeno tre. Cioè, ragazzi, guardate, per tre non sono riuscito a sbloccarle. Mi verrebbe da dare una testata al muro. Ma vabbè, ragazzi, tanto la stagione è appena iniziata. Arriveranno tante altre shoppate. Io però ora vado a piangere in un angolino.